complotto della stampa estera è ridicolo, perché noi giornalisti della stampa estera rappresentiamo centinaia e centinaia di editori diversi in tutto il mondo e nessuno mai è messo insieme tutti questi editori, cioè questo è talmente ridicolo che ricade su chi lancia un'accusa così stupida. Il giornalismo investigativo in Italia è naturalmente in stato comatoso, o almeno per tanti anni era in stato comatoso, forse adesso si sta risollevando, perché semplicemente gli editori non investivano, perché problema alla base: non esistono editori in Italia, o non esistono quasi editori in Italia. Esistono produttori di automobili che hanno anche un giornale, esistono produttori per esempio qua persone che investono nel mattone, esistono tanti altri industriali che si comprano anche un giornale, il che fa capire che la figura dell'editore puro, che è predominante nel resto del mondo, in Italia non esiste. Dunque io mi tengo un giornale, una televisione, per favorire i miei interessi particolari, e così è chiaro che non è interesse di un re del mattone pagare dei giornalisti che fanno richieste sull'urbanistica, non è l'interesse di una casa di produzione automobilistica di fare dei servizi seri anche sulle sovvenzioni che lo Stato paga, o come anche il gruppo De Benedetti non ha mai fatto delle inchieste serie sulla sanità privata, perché De Benedetti stesso è uno che ha investito molto nella sanità privata. Dunque abbiamo conflitti di interesse giganteschi, permanenti, ed sono la palla al piede del giornalismo libero, no? Perché un editore libero vive delle vendite del pubblico che si fida dei suoi giornali e dei suoi giornalisti. L'unico capitale di un giornalista è la sua credibilità. Lui deve essere credibile con quello che dice e con quello che scrive, altrimenti dovrebbe... I giornalisti, esistono trasmissioni anche come Report, per esempio, che però hanno grosse difficoltà, secondo me, grosse difficoltà, perché da un lato non trovano più l'appoggio da parte del loro editore come la RAI, e dall'altro evidentemente in una situazione di non concorrenza tra giornalismo investigativo, anche i giornalisti investigativi non sono stimolati a fare del meglio, e allora delle volte pensano che basta andare in televisione a raccontare una storia, e non raccontano spesso con il mezzo del racconto televisivo investigativo, perché quello è molto più difficile, si cura un po' con le immagini, si cura un po' con la drammaturgia. Io ci avrei un sacco di cose da dire rispetto anche a questo. Molte volte il servizio investigativo è semplicemente un articolo filmato dove ci sono due o tre facce, insomma. Qui abbiamo visto un lavoro molto curato, abbiamo visto un lavoro anche di ricerca della documentazione, c'è una drammaturgia drammatica, ma appunto esiste tutto questo come cura di arte. Ma io, avendo fatto molti servizi anche per arte, conosco benissimo anche i mezzi necessari, no? Per fare un film del genere si spendono minimo 200-300 mila euro, e voglio vedere quale redazione, quale network in Italia è disposto per un'ora di trasmissione, che certamente non avrà 20% di share, e investire 200 mila euro, 300 mila euro per fare un prodotto del genere, mentre arte lo fa, no? Altre reti lo fanno, no? Un'ultima, volevo cambiare un attimo anche l'argomento che stiamo trattando questa sera, perché mi ha incuriosito in modo particolare come i media italiani hanno trattato l'anniversario della caduta del muro di Berlino. Ho visto dei servizi che hanno detto tipo la gente una sera si è alzata, è andata al muro e il muro è crollato, cose di questo genere, oppure hanno dato dei meriti a dei personaggi storici che secondo me forse c'entravano tutto sommato poco con quell'evento. Tu come hai visto l'Italia che ha raccontato quell'evento? Guarda, non ho adesso da fare particolari critiche. Secondo me il momento stesso è stato raccontato abbastanza bene. Quello che si è sottovalutato, forse per le analogie col caso Italia,
e il movimento di base che ha portato alla fine al crollo della Germania comunista, perché non si è mai voluto raccontare per esempio la situazione dell'informazione nella Germania comunista, che ha tenuto la Germania comunista fedele al Partito Comunista, la censura, il divieto di la monopolizzazione delle televisioni, e questo era un aspetto molto molto importante, però esisteva per parecchio tempo questo, uno poteva vedersi le televisioni dell'Ovest. E poi però la nascita dei movimenti di base, che poi alla fine erano movimenti di base che poi spesso sono finiti con i verdi, per esempio, no? E il problema per esempio anche di dare un taglio ai vecchi comunisti, agli agenti della Stasi che ancora oggi sono spesso nei parlamenti, purtroppo lì non si è voluto toccare il tema, no? Perché credo che in Italia ormai ci sono talmente tanti temi tabù, no? E che tra tanti tabù la televisione, i giornalisti che vanno in televisione preferiscono di toccare nessun argomento. Come i giornalisti della terza rete, che sono magari ex comunisti o filo comunisti, all'epoca lo erano, trovavano RDT, il paradiso terrestre degli operai, loro non osano raccontare le malefatte del Partito Comunista, le uccisioni di innocenti, la dittatura, no? La morte di oppositori, furono uccisi delle persone che erano di idee diverse, no? Non era affatto un paradiso. Le persone che dicevano in fabbrica che non erano d'accordo perdevano immediatamente il lavoro, non potevano studiare, e dunque era una vera e propria dittatura. Non venivano uccisi di massa, non c'erano le uccisioni di massa, le fucilazioni di massa, ma c'era un vero e proprio regime, no? Uno che tentava la fuga finiva per 5-10 anni in galera, e chi suonava rock and roll poteva anche essere immediatamente in galera. Dunque tutto questo aspetto di illegalità completa non viene raccontato ben volentieri, non da certa sinistra italiana che ancora oggi vivono nel mito della Linke tedesca, no? Mentre la Germania democratica si interroga sulla eredità della Stasi, dei servizi segreti e delle spie, ancora oggi nella politica della Linke. Qui in Italia c'è un mito della Linke perché hanno 10-12%, dunque in realtà il virus del berlusconismo ha preso evidentemente una enorme forza, perché non conta, non ha nessuna importanza se un partito ha 10-12% e se nel Brandenburg, nella regione del Brandenburg, di 22 deputati 8 sono ex agenti della Stasi, no? Quelli che mettevano i microfoni sotto il letto della gente, erano delatori, denunzianti, cioè era un regime tremendo, no? E allora c'è anche questo aspetto da raccontare. Naturalmente televisioni, giornalisti del centro-destra potevano raccontare con grande piacere questo aspetto della storia, ma se anche il centro-sinistra, se quelli che si identificano nella sinistra o che vogliono un evento di vogliono un avvenire diverso dell'Italia, non si fa un esame autocritico, non si va da nessuna parte, e soprattutto questa sinistra non avrà mai la credibilità di conquistare la maggioranza del paese se non fanno i conti col proprio passato, no? E questo lo si chiede anche alla sinistra tedesca, di fare finalmente i conti col proprio passato. E invece qui abbiamo una rimozione del passato del fascismo, ma abbiamo anche la rimozione del passato dittatoriale della sinistra. Scusate la franchezza. L'ultimissima, proprio però sintetici così. Sì, perché poi c'è anche il piccolo che sta fuori e dobbiamo anche domani viaggiare. No, abbiamo parlato della televisione, sì. dei meccanismi dei consigli di amministrazione rispetto alle elezioni. Sì. So che in Germania le grandi associazioni entrano nei consigli di amministrazione. Sì. Questo Sì, è un meccanismo, sì. Un meccanismo di questo tipo, dove, non so, la Lega Ambiente italiana sarebbe rappresentata esatto. Nel consiglio di amministrazione, quindi un grande meccanismo democratico. Sì, sì, abbiamo questo sistema di una specie di parlamentino. L'ultima cosa, rispetto alla carta stampata, visto che in questi giorni si parla di togliere finanziamenti ai giornali, qual è il meccanismo in Germania per la carta stampata? Molto semplice, non esiste finanziamento.